Benvenuti, benvenuti alla puntata del 18 dicembre del Commodore 64 Advent Show. Ci avviciniamo alla fine di questa lunga galoppata e lo facciamo con giochi di un certo spessore. Ogni tanto mi sono permesso giochi un po' bislacchi che magari non interessano il grande pubblico del Commodore 64 Advent Show. Oggi invece abbiamo un gioco assolutamente semiclassico probabilmente. Vabbè, insomma, partiamo con la sigla che è meglio. Commodore. Ed è un gioco con due palle così, come si dice, anzi una palla. Questa palla, l'avete riconosciuta? Forse no, perché... vediamola in grande. Cosmic Causeway Trailblazer 2, di uno dei miei grandi eroi della programmazione su Commodore 64, cioè Sean Shorten, non so come si dice esattamente, comunque lui. Lui che cosa ha fatto Sean? Sean ha fatto tantissimi giochi per Commodore 64, da Hero of the Golden Talisman a Kickstart 1 e 2, ma ha programmato anche su Commodore Plus 4, per esempio con Tutti i Frutti, e su Amiga, lo ricordate sicuramente, per la serie Lotus, quindi veramente uno super tosto e super performante, molto capace in termini di programmazione. Speriamo peraltro che il computer ci supporti, non questo computer che è indistruttibile e vale tanto oro quanto pesa, ma il computer che grabba, il grabber di sta roba che ieri con Kataki si è dato non pochi problemi, e poi ho visto che si assesta dopo un po', quindi speriamo che anche in questo caso, dopo una scattosità iniziale che probabilmente state vivendo anche in questo momento, le cose si assestino. Ed è importante perché Cosmic Causeway è un gioco al fulmicotone, un gioco molto veloce e merita vederlo a 50 fotogrammi al secondo, che è quello che dovrebbe fare questo computer qua sotto, che invece c'ha le ventole come un disperato, cerca di fare le cose che forse non sta riuscendo a fare. Ok, benissimo. Sean Shorten probabilmente ha visto in sala giochi Space Harrier nel 1985, si è preso bene, ha detto: bello questo fondalone che, scusate, sto mangiando un sacco di caramelle di Rossana e Perugina, quindi mi vengono su e ho questo problema di bulimia. Eccolo qua, vedete il fondale di... ma vai, qua saranno... devo stare attentissimo perché mi viene proprio la cattiveria dura. Avete già capito, il gameplay è evidente e semplicissimo. Wow! Che fastidio! Allora, come funziona il gameplay di questo gioco? Funziona che ci sono tanti quadrati colorati, ogni quadrato colorato fa delle cose diverse, e lo scopo, wow, del gioco è andare in fondo a questo enorme mondo. Ma come? Già game over? Vabbè, lo scopo è, dicevo, ma che great, ho fatto una schifezza, mamma mia. Benissimo, ho fatto una schifezza micidiale, speriamo di questa è un warm up, no? La partita di riscaldamento, quindi una autostrada di quadratoni su cui saltare. Space Harrier, i quadratoni erano tutto sommato solo accessori per far vedere la velocità, non avevano una reale funzione. Qui invece bisogna con la palla muoversi per evitare le buche, saltare, ma i salti sono limitati, e prendere eventualmente power up e soprattutto toccare quadrati di colori giusti. No, dai, su, non fare così, comportati bene. Ma questo è il primo stage, una cattiveria inaudita. Va bene, qua bisogna fare saltare usando... il verde mi fa accelerare, il rosso mi fa frenare, questo l'avete capito, penso, a questo punto. Fermo, è chiarissimo, basta fare zigzaghiamo. Cos'è? Era un power up? Non lo so, però ce l'ho fatta. Finito il primo stage, questo mi rende una persona mediamente migliore. E via col secondo. Arcade totale. Southern è un genio degli arcade. Cosa faranno quelli viola? Vediamo. No, buono, non buono viola, no. Il tempo limitato, 20 secondi. Sto bruciando chiaramente la mia... Ma vai, mamma mia, che... Ma cosa... Ah, qua bisogna saltare, giustamente. Saltando... Ma cosa? Sei pazzo, Sean. Ma no, è una roba fuori di testa. Vai, Sean! Ma cioè, trial and error, l'ho presentato come un genio, in realtà uno stronzo micidiale, veramente. C'è una cattiveria a studiarsi i pattern del percorso. Lo scrivo anche, Sean cacca, ecco, perché mi ha veramente nervosito, ma
Voglio ridarmi un'altra chance. È un gioco bellissimo. Io mi ricordo che in realtà questo non l'ho mai giocato, devo dire la verità, con Trailblazer, che non ho scelto per una ragione precisa, cioè il fatto che ha uno split screen, si gioca in due, è fisso e avreste visto solamente metà dello schermo animato e l'altra ferma, quindi non molto interessante. Quindi ho scelto questo, che però è di una cattiveria inaudita. Ma adesso guarda qua, tac, tac, no, dai, no, su, vai. Bravissimo, ok, bene, accelera, accelera, dovrei saltare il rosso e... Dai, dai, dai che... Voglio capire se... Anche abbastanza semplice, avrei dovuto, penso, prendere quella cosa bellissima. Comunque, dai, adesso ho 7 secondi che ho risparmiato qui, li guadagno per il prossimo stage. Intanto c'è, vedo una... C'erano delle cose in basso, che penso siano delle... No, ma non fare così, dai. Ok, il trucco è non e non. No, non, ma che, ma mi mandi indietro? Al limite della profanità, giuro, al limite. Dai, potevi anche darmi 9 secondi, 9 secondi, dai, 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 ma qua dovrei rimbalzare sul blu per riuscire a... Ma siete spazi nella testa. No! La fine era lì. Va bene, insomma, comunque avete capito la grandezza arcade e il sadismo di Shaun Souther. Vi consiglio gli altri suoi giochi. Avrei voluto mostrarne di più, avrei voluto omaggiare Marco Auletta, mio amico che mi ha chiesto appunto Hero of the Golden Talisman. L'avevo trovato un po' difficile, ho pensato di giocare più tranquillo, quindi lo saluterò con viva Auletta, che ricorderete come recensore di tutto e sempre. Viva Auletta, abbasso Shaun, che mi ha fatto fare un'altra figura barbina. Potremmo richiamare questa serie Bisboch succa malamente ai giochi e funzionerebbe meglio. Comunque, insomma, io vi saluto con questa classifica abbastanza eloquente che dice viva Auletta, e ci vediamo domani per un'altra puntata, la puntata del 19 dicembre. A domani!